Lorenzo Capra è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare? No, allora, signor giudice, sto giocando di giocare. Abbiamo un grande bisogno di giovani che si fermino qui a lavorare, a creare, a pensare nuovo, siano quelli che arrivano da altrove, siano quelli che sono nati qui. E invece sia chi arriva da altrove, sia chi è nato qui, se ne va, perché qui non trova lavoro, perché qui non trova modo di poter lavorare insieme con gli altri. Dovrà cambiare molto perché il Veneto possa continuare a vivere e avere un futuro. Grazie a tutti quelli che arrivano qui. Grazie a voi. Mentre sul ponte ancora la coda del corteo non è salita. Questo è il momento in cui davvero capiamo quanti siamo. Questo è il momento in cui dall'alto della torre dei ripetitori della RAI tutti gli apparati di comunicazione li mettiamo sotto critica. Questo è il momento in cui dobbiamo dire e ribadire a gran voce che solo collaborando e conoscendoci si abbattono le barriere. In questo territorio che si chiama Europa c'è qualcuno che quotidianamente lotta per costruire un mondo diverso contro una risicata minoranza che però detiene soldi e potere, che lotta contro di noi per schiacciarci, dividerci e separarci. Oggi Venezia, ieri tutta l'Europa, da Glasgow a Creta, è scesa in piazza dicendo una cosa molto semplice: non esiste nessun tipo di vita diverso da quella che possiamo costruirci tutte e tutti assieme. Oggi a Venezia, side by side, fianco a fianco, come accade tutti i giorni. E allora chiediamoci con quale forza dobbiamo proseguire la nostra camminata per questa città e le nostre azioni quotidiane, perché da questa giornata... Benvenuti rifugiati, benvenuti